Beh, uno che vive in camper può fare qualsiasi cosa, no? Può girare, può fare quello che gli pare. Adesso sono a Milano in centro. Così sono venuto a trovare i miei. Milano è bella, costa un casino però. È bella, tutta consumismo. Per a chi piace il genere, chiaramente. Tanti ragazzini in giro la sera, vanno in giro, beh, come facevamo noi a 15 anni, no? Dai. Questa miccia che mi aspetta sul retro, vedi come lo faccio genuino, ti sputo addosso a te, suino. Doppia faccia, nuova democrazia, tanti saluti con bagagli e una fantasia. Anni 90 siamo avanti, sacrilegio, sono sempre in movimento, casaleggio, aquiloni che volano senza vento, senza un filo d'aria su questo pavimento. Saltano i legami, legami le mani, toglimi la penna, il sangue l'inchiostro, come la rivoluzione dei tulipani. Questa musica è il nostro padre nostro. Come stai? Seduta sopra un grattacielo. La fantasia, ragazzi, la fantasia non dovete mai bloccarla. Qualunque cosa vi venga in mente di fare, fatela. Alla fine, che cosa sarebbe la vita senza fantasia, ragazzi? Boh, io non la saprei neanche definire. A uno viene in mente una cosa, la fa. Pensate a quel tipo che quella volta fece rotolare qualcosa che inventò la ruota. Mamma mia, che grande. Quante applicazioni ci sono oggi con la ruota? Trilioni? Probabilmente sì. Strappati per terra, quaderni vuoti, vogliamo sopra i palazzi come piloti. Siete vuoti dentro ma pieni fuori, io sono vuoto fuori con un mazzo di fiori. Gambi di rose, petali che cadono, compra le bugie che dopo scadono. Giorni feriali, saracinesche chiuse, negozi vuoti sommersi dalle luci soffuse. Nell'underground il meglio subalterno, senza contratto in tempi moderni. La gente fa solo foto in giro. Sigaro in mano, soltanto foto, niente altro, foto. Ormai abbiamo tutti la malattia degli smart, tutti quanti la malattia del telefonino potente che fa foto da 180.000 megapixel. Mamma mia, una roba incredibile. Cioè, siamo diventati tutti fotografi. Se l'attitudine è questa, io ce l'ho. Come stai? Seduta sopra un grattacielo. E anche per questo mini vlog da 3 minuti dal Duomo di Milano vi do un bacione e alla prossima, ciao!